Daniele Bossari difeso da Filippa Lagerbach dopo il verdetto al GF VIP. Filippa Lagerbach difende Daniele Bossari al Grande Fratello VIP 2. Filippa Lagerbach ha voluto difendere il suo uomo Daniele Bossari dopo ciò che è successo ieri al Grande Fratello VIP 2017. La redazione del reality di Canale 5 ha infatti chiesto alle ragazze di stilare una classifica sugli uomini della casa più spiata d'Italia, e alla fine del gioco Daniele è stato eletto non solo il più brutto ma anche il più noioso. In seguito il conduttore in confessionale insieme agli altri compagni di avventura ha precisato che non voleva più giocare, ironizzando sul fatto che cesso e noioso era un abbinamento che gli dava tanta fiducia. Infine, Daniele guardando una fotografia di Filippa le ha chiesto se lei invece lo riteneva bello, simpatico e divertente. La risposta della Lagerbach non è tardata ad arrivare, l'annunciatrice di Che Tempo Che Fa ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto in cui è apparsa insieme a suo marito e al loro cane, davanti ad un romantico tramonto. Filippa ha poi scritto queste parole nella didascalia dell'immagine, "Sei la cosa migliore di me". E ha poi aggiunto con un hashtag che per lei l'uomo è colto e sexy. Grande Fratello VIP 2017, Daniele Bossari brutto? La difesa di Filippa Lagerbach. Filippa Lagerbach ha infine ironizzato, scrivendo che il cane in mezzo a lei e Daniele Bossari era il terzo incomodo. Nel frattempo, al Grande Fratello VIP 2 prosegue l'avventura del conduttore, il quale con il passare delle puntate è diventato uno dei favoriti da parte del pubblico. Ciò potrebbe essere stato intuito anche dagli altri concorrenti, tanto che le donne hanno eletto Daniele come il più brutto e noioso della casa. Il verdetto sembrerebbe però non essere piaciuto a Filippa, la quale invece ha voluto precisare sul suo Instagram che Bossari è invece molto sexy e colto. Molti sono stati i commenti di consenso da parte dei fan della coppia, i quali vorrebbero sin da ora il loro beniamino alla finale del programma, prevista per il 4 dicembre. Anche Filippa stessa sembrerebbe convinta del suo uomo, recentemente infatti ha scritto sui suoi social che grazie all'aiuto dei suoi followers, ora inizia a crederci sulla probabile vittoria del suo fidanzato. Inoltre, la Lagerbach ha ringraziato tutto ciò che le ha dato il reality di Canale 5 durante questo periodo, infatti Filippa è riuscita a farsi conoscere e apprezzare umanamente proprio grazie all'esperienza di Daniele all'interno del GF VIP.